ma adesso incominciamo a raccontare come sono cambiate le nostre vite, le vite degli italiani. Magari incominciamo con la vita di un grande comico, forse il più grande di tutti, Maurizio Crozza. Chissà com'è cambiata. Ah, Maurizio, com'è cambiata? Peter, il grande comico, tu sei un grande Peter, tu sei il grande Peter Gomez. Pensa che io fin da ragazzo ho sempre desiderato di finire la mia carriera durante una pandemia da Gomez. E tra l'altro, Peter, la prima uscita in TV della tua vita, se non sbaglio, l'hai fatta in un mio programma, giusto? Vero, vero. Quindi, se tu adesso sei lì, non posso nemmeno prendermela con nessun altro. Tu lo capisci, vero? Era il Peter, tuo primo Gomez, programma. scusami, ma tu che fuso orario segui? No, perché sono le 20 alle 21:30. Più che un programma, è uno sbalzo spazio-temporale, lo capisci? Diciamo che hai aggiunto un elemento di chiarezza in un momento di confusione. Comunque, 20 più 21:30 fa 41:30 moltiplicato per lo share diviso per 9 che è sia la rete sia gli spettatori dà il numero dei guariti di oggi. Scusami, scusami Peter, perdonami Peter, è che io non ho più contatti con una persona da 10 giorni, no? Non sono più abituato ai rapporti umani. Con mia moglie, per precauzione Peter, abbiamo anche deciso di non parlarci. E funziona, la amo molto di più e facciamo anche tanti biscottini. I biscottini, ormai in tutte le case italiane l'occupazione prevalente cazzo è fare i biscottini. Finita l'emergenza rischiamo di diventare il primo esportatore mondiale di dolcetti immangiabili. D'altra parte, cosa possiamo fare, Gomez? Non c'è nient'altro da fare, Gomez. Gomez, chiusi in casa, cosa facciamo? C'è gente che porta i cani a pisciare 9-10 volte al giorno, li riempie d'acqua col sifone pur di avere una scusa per uscire, Gomez. Non si può più fare niente, solo jogging ancora è permesso praticare. Qui a Genova ci sono degli anziani che col pennarello si sono fatti il logo della Nike sulle ciabatte solo per poter fare due passi, Gomez!